in ricordo delle vittime sul lavoro. Ricevute 3 delegazioni a Palazzo Lascaris. Il sigillo della regione al Sermig. In apertura della seduta dell'11 ottobre, il Consiglio regionale ha commemorato le vittime degli incidenti sul lavoro. L'Assemblea ha poi nominato i 3 componenti del CORECOM, Comitato regionale per le comunicazioni, ed effettuato altre nomine di competenza. Il Consiglio ha inoltre approvato all'unanimità l'adesione della Regione alla Fondazione Donazione Organi e Trapianti Onlus e lo schema di intesa con la Regione Lombardia sull'Associazione Irrigazione Est-Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica, con sede a Novara, oggi commissariata. Nella pausa dei lavori sono state ricevute 3 delegazioni. Nel corso della seduta sono stati discussi e approvati diversi documenti di indirizzo, di cui 4 per favorire gli investimenti sulla banda larga in Piemonte e 1 sulla liquidazione del consorzio di garanzia Eurofidi. In copertina! In occasione della 66esima giornata nazionale delle vittime e degli incidenti sul lavoro, celebrata domenica 9 ottobre, l'Assemblea di Palazzo Lascaris ha commemorato chi ha perso la vita in Piemonte, dove nel 2015 le morti bianche sono diminuite rispetto al 2014. Il Consiglio regionale ha poi voluto ricordare anche gli imprenditori, artigiani, operai e disoccupati che hanno scelto di togliersi la vita per situazioni debitorie insanabili o per aver perso tutto a causa della crisi. Dopo la lettura dei nomi delle vittime, l'Aula ha osservato un minuto di silenzio. Nella pausa dei lavori, i vicepresidenti del Consiglio regionale e l'assessore regionale alla sanità, presenti numerosi consiglieri, hanno ricevuto alcuni amministratori comunali che sostengono la candidatura dell'area industriale dismessa dell'ex Stars a Villa Stellone per la costruzione del nuovo ospedale della zona sud di Torino, in sostituzione di quelli di Chieri, Moncalieri e Carmagnola, destinati alla chiusura. Il presidente della Commissione Industria, insieme a molti consiglieri e all'assessore al lavoro, ha inoltre ricevuto 2 delegazioni che hanno chiesto, rispettivamente, chiarimenti sui criteri di appalto delle mense del presidio Giovanni Bosco di Torino e delle scuole di Chivasso e notizie sulla riapertura dei supermercati Mercatone 1 di Mappano e Brandizzo e sul futuro dei lavoratori. Con la lettura del telegramma inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrarne l'opera e l'impegno, ha avuto inizio il 7 ottobre nell'aula di Palazzo Lascaris la cerimonia di consegna del sigillo della Regione Piemonte 2016 al servizio missionario giovanile SERMIG. In considerazione dell'impegno e della dedizione profuse nell'interesse di persone in difficoltà e dei giovani, attività realizzate anche al di fuori dei confini regionali e nazionali in Brasile e in Giordania, dove sono stati creati altri arsenali. A consegnare nelle mani di Ernesto Olivero, fondatore e anima del SERMIG, la massima onorificenza piemontese, sono stati i presidenti del Consiglio e della Giunta regionale. Nell'occasione dell'assegnazione del sigillo, nel cortile d'onore di Palazzo Lascaris sono state esposte 3 opere scultoree dell'artista Victor Lopez, all'interno di un progetto curato da Patrizia Bottallo e realizzato dall'Associazione Martin.